Un saluto ai telespettatori e benvenuti allo speciale curato da Antenna 3 in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Oggi è qui con noi l'onorevole Cosimo Maria Ferri, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito e grazie a chi ci ascolta. Grazie a lei per essere qua con noi. L'onorevole Cosimo Maria Ferri è originario di Pontremoli, laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa, magistrato, eletto nel 2006, membro del Consiglio Superiore della Magistratura fino al 2010, sottosegretario di Stato alla Giustizia nel governo Letta, nel governo Renzi e nel governo Gentiloni. Dal 2018 deputato per il Partito Democratico e dal settembre 2019 di Italia Viva. Candidato nella coalizione Calenda-Renzi per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Massa, oltre che come capolista nel plurinominale della Liguria. Dunque, lei risulta essere uno dei parlamentari le cui presenze alle votazioni durante quelli che sono i lavori in Parlamento ammontano ad oltre il 92%. Di conseguenza non le si può certo, diciamo così, non riconoscere quella che è una certa diligenza, una certa dedizione verso quello che è il suo lavoro. Quindi la domanda sorge spontanea, che cosa, diciamo, tiene così viva la sua costanza nella politica? Ma intanto devo dire, per la mia storia personale, tutti conoscono mio papà, che come sapete ha fatto il magistrato e il politico, però mia mamma è maestra. Quindi ci ha sempre abituato a saltare un giorno di scuola, era un'impresa, quando eravamo ragazzi andavamo a scuola e quindi la presenza è anche, non è solo forma ma anche sostanza, sia quando vai a scuola, sia negli impegni che prendi con i cittadini e anche nelle istituzioni che ricopri. E quindi una volta eletto in Parlamento ho sentito subito la responsabilità di chi ti ha votato e di rappresentare comunque i cittadini, e quindi la prima forma di rispetto è partecipare alle assemblee e dare un contributo e seguire. Poi nel momento in cui ho fatto la scelta di scendere in politica, l'ho fatto anche per i nostri territori e per passione, perché le cose le devi fare con la passione, l'entusiasmo, e io faccio le cose in cui credo. E quindi nel momento in cui ho fatto questa scelta della politica ci credo, continuo a crederci e vorrei riconquistare la fiducia dei cittadini in un momento, come mi avverto anche in questa competizione elettorale, dove c'è tanta stanchezza perché i problemi reali sono tanti. Io vengo stamani dalla visita in un frantoio nel comune di Follo, sono stato in un frantoio e ho visto le persone che si lamentano delle bollette, si lamentano delle tasse, e così come nelle nostre realtà anche di questo territorio, nella provincia di Massa e Carrara e anche nella zona di Viareggio, ci sono tanti, dagli operatori turistici a chi è artigiano, a chi è piccolo imprenditore. Quindi dobbiamo dare delle risposte ai problemi reali delle persone. La gente è stufa di sentire slogan, di sentire le solite cose, vuole il contatto, vuole essere ascoltata, vuole degli interlocutori, anche quando poi le cose non riesce a farle. Però ci deve essere questa lealtà e questa disponibilità e questa voglia di guardare negli occhi i propri interlocutori. Questo mi spinge a stare sul territorio, ma nello stesso tempo anche a svolgere il mio ruolo con impegno, partecipando. Quindi io ho tante presenze in Parlamento perché ci vado, voto, partecipo, intervengo, cerco di prepararmi, perché poi per intervenire ti devi preparare, e anche quando ti voti devi leggere quello che voti, e quindi cerchi di farlo. Spero che premi questo impegno e che anche in una realtà come la nostra, il mio collegio comprende la provincia di Massa e Carrara per quanto riguarda la Toscana e Viareggio e tutta la Versilia, mi auguro che venga valorizzato anche chi ha lavorato in questa legislatura e che si impegna sul territorio cercando di essere un punto di riferimento a tanti problemi. Poi è chiaro che non tutto sempre riesce, però mi rendo conto che a volte l'ascolto e la disponibilità il cittadino inizia a riconoscerle. Questo è importante. Dobbiamo cercare di dire alla gente di andare a votare,
la miglior forma di protesta è andare a votare e dare il voto a chi davvero ti possa rappresentare. E quindi penso che il criterio anche di chi vedi poi tutti i giorni, di chi può essere un interlocutore nei territori, e anche giudicando quello che è stato fatto e quello che io cito sempre, per esempio il ponte di Albiano Magra, perché è un esempio concreto di un'opera, un'infrastruttura su cui io mi sono battuto dal primo giorno, su cui ho lavorato, abbiamo realizzato anche le rampe che sono fondamentali, quindi grandi opere su cui il ruolo del parlamentare ha potuto incidere sia con interrogazioni ma anche con risposte concrete. E questo territorio ha bisogno di migliorare la viabilità, le infrastrutture, di collegare meglio la Lunigiana con la costa e con la Versilia, di raddoppiare le corse, anche le corse anche delle ferrovie, quindi fare degli accordi regionali con RFI che guardino anche al nostro territorio. C'è il problema del trasporto pubblico locale e delle linee, e quindi rivedere anche questo. C'è il tema del turismo. Il tema principale che riguarda poi il nostro territorio è quello anche del caro bollette, ne parlavo prima, il costo dell'energia, mettere un costo fisso a livello europeo, il tema del fisco, delle rottamazioni delle cartelle, e degli incentivi a chi fa impresa e delle prospettive ai giovani. Perché poi in questa campagna elettorale bisogna parlare più dei giovani, dobbiamo dare delle prospettive. Io vengo dalla stagione del governo Renzi, dove abbiamo creato l'app e la carta anche per i diciottenni, il bonus, i 500 euro per i diciottenni, per investire in cultura, no? I giovani che possono spendere 500 euro per investire in cultura, in musei, cinema, concerti, libri. E quindi vuol dire investire nella cultura e nella progettualità dei giovani. Dobbiamo creare delle occasioni di lavoro, il tema del lavoro è drammatico in questa provincia, abbiamo delle grandi crisi industriali, una per tutte Nuova Sanaca, a cui non è stata data ancora risposta e la politica si è dimostrata debole, dove abbiamo visto tante passerelle ma pochi fatti. E allora ecco che poi le persone si sfiduciano e non credono più nella politica. Dobbiamo invertire la rotta, metterci la faccia, stare sul territorio, non girare solo per i voti, ma essere sempre presenti, sia a Roma facendo il proprio dovere, sia ascoltando i problemi reali e dando delle risposte. E fare una politica del sì, anche sul tema delle bonifiche che riguarda il nostro territorio. Ne parliamo da una vita e le risposte concrete. Ho visto anche lì tante cose, tante promesse, ma alla fine non siamo arrivati a una sintesi. Anche l'altro giorno ho rilanciato l'idea del registro dei tumori, fare prevenzione. Qui manca un registro dei tumori, c'è tutto il tema della salute, il tema degli investimenti nelle strutture ospedaliere. Pensiamo al monoblocco di Carrara, dove tante promesse poi tolgono i servizi, a collegare meglio gli ospedali della Lunigiana, Pontremoli, Fivizzano, col monoblocco di Carrara e con il NOA, con l'eccellenza che abbiamo dell'OPA, quindi per non parlare del Versilia, che è un'altra eccellenza, è un ospedale importantissimo. Quindi collegare tutte queste strutture ospedaliere, primo livello, secondo livello, chi è più specializzato, in un sistema però che non lasci indietro nessuno, che garantisca i presidi ospedalieri anche nelle realtà più scomode, che le colleghi con la telemedicina e i medici di famiglia, per creare anche e puntare sulla tecnologia. E l'occasione anche per questo territorio è il PNRR, perché col PNRR abbiamo già preso una serie di finanziamenti, ecco l'importanza anche dell'offerta politica della lista Calenda Renzi e del terzo polo Italia sul serio. Vogliamo offrire un modello di stabilità al paese, vogliamo continuare in questo percorso anche del governo Draghi, che può aver fatto qualcosa di buono, qualcosa anche averlo sbagliato, però ha dato credibilità e stabilità al paese in un momento difficile, e ora è importante continuare sugli impegni che abbiamo preso per quanto riguarda il PNRR. E anche in questa zona, investimenti nella portualità, che è un altro tema importante, gli investimenti nella sanità,
e anche sulla telemedicina, ma non solo, sui presidi, sulle infrastrutture, quindi abbiamo tutta la serie, sull'edilizia scolastica. Quindi stiamo portando tanti soldi da parte del PNRR e possiamo anche prenderne di più se la progettualità continua, ma dobbiamo seguire il lavoro impostato col governo Draghi. Tornare indietro sarebbe una follia e rischiamo di perdere tutti i finanziamenti. Quindi in politica ci vuole serietà, ci vuole competenza, bisogna studiare i problemi e trovare delle soluzioni. Oggi improvvisare in politica non va più bene, perché tra le regole comunitarie, tra le regole e le dinamiche che ci sono anche, e quindi rapportare l'autonomia regionale nel contesto poi nazionale, e ci vuole una politica, e anche chi rappresenta i cittadini deve avere la consapevolezza dei problemi e anche di come risolverli. Certo, di conseguenza, avendo toccato sostanzialmente quelli che sono tantissimi degli argomenti che voi all'interno del vostro programma, delle vostre proposte andate chiaramente a menzionare e ad approfondire, mi interesserebbe sapere soprattutto diciamo, l'argomento relativo ai giovani, a quello che è proprio il loro ingresso nel lavoro, come aiutarli, come anche diciamo, sostenerli nella lotta a quella che è una pressione fiscale, che potrebbe chiaramente andare ad allontanarli rispetto all'iniziativa di avvicinarsi ad un mondo del lavoro. Ma noi intanto il tema dei giovani è fondamentale, nel nostro programma ne parliamo, è importante consentire agli imprenditori di assumere i giovani e diminuire il costo del lavoro e quindi incentivarli al lavoro, occorre specializzare i nostri giovani, abbiamo fatto in questa legislatura le riforme degli ITS, tutto quello che riguarda gli istituti tecnici e specializzati, e quindi puntare sulla professionalità, quindi preparare il giovane con la scuola ad avere una sua specializzazione, ad avere una sua preparazione che lo inserisca nel mondo del lavoro. Oggi il tema scuola è scollegato dal mondo del lavoro. L'alternanza scuola-lavoro solo in parte ha funzionato, ma poco, diventano solo degli stage, dei corsi formativi che però poi sui quali non ci si crede fino in fondo, né da parte del datore di lavoro né da parte della scuola. Diventa quasi un passo burocratico da adempiere ma senza convinzione. Dobbiamo investirci, le riforme sono state fatte e dobbiamo creare più anche un monitoraggio per consentire di capire cosa non funzioni e come collegare meglio il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Poi comunque abbiamo il tema, soprattutto anche nella nostra provincia, dei disoccupati, non solo dei giovani, perché i giovani possiamo risolverlo con questo monitoraggio e che investendo in scuola e lavoro. Ci sono il tema poi di una fascia d'età di 45 anni, 55 anni, senza lavoro, che sono preoccupati, disperati, perché è difficile immettere nel mondo del lavoro. Non dobbiamo trascurare nemmeno queste persone, perché sono una fascia d'età ancora giovane, che fatica perché è difficile riconvertire le proprie esperienze professionali. Molti hanno solo un'esperienza sul campo ma che non ti specializza, e quindi pensare anche a questa fascia d'età che anche in questa provincia, anche a causa di tante crisi industriali, merita degli ammortizzatori ma anche delle politiche del lavoro che siano propositive e risolutive. Quindi sul tema dei giovani noi dobbiamo lavorare sia sulla scuola che sul collegamento e consentire anche queste accademie, per esempio anche a livello regionale creiamo delle accademie anche nella nostra provincia, anche in campagna elettorale alle amministrative era stato promesso, manteniamo queste promesse, lavoriamoci, anche la regione deve dare un contributo e anche la regione deve investire di più sia nella provincia di Massa e Carrara che nella zona appunto di Viareggio e Versilia, che poi sono zone collegate tra di loro, così come disegnate anche nel collegio, e dare delle risposte. Anche la regione deve essere più attenta a questa parte della Toscana che molte volte viene bistrattata. Molto spesso viene visto come un aiuto, come un sussidio proprio ai giovani, a quello che è il loro approccio all'economia familiare, a quella che è un sostentamento, e i vari bonus, quindi per esempio il reddito di cittadinanza. Voi lo rivedreste? Che opinione avreste? L'altro giorno parlavo con un mio amico che ha un'azienda
e mi diceva che lui, prima del reddito di cittadinanza, un servizio della sua azienda, lui produce scarpe, e lo dava a delle signore come lavoro a domicilio. Quindi io davo questa attività, la svolgevano a domicilio presso delle signore che realizzavano questi prodotti di scarpe. E con reddito di cittadinanza queste signore hanno detto: no, noi non vogliamo più fare questo servizio a meno che tu non ci paghi in nero. Lui si è rifiutato di pagare in nero, giustamente. È finita che le signore mantengono il reddito di cittadinanza e lui ha dovuto smettere il servizio con Gucci. Questo servizio è andato in Serbia, quindi non viene più svolto in Italia, è andato in Serbia. Quindi l'imprenditore ha cessato l'attività. Le signore hanno il reddito ma non lavorano più, e quindi non so se questo sia un messaggio giusto. Secondo me no. Allora io su questi temi direi, sarei per ammettere che il reddito di cittadinanza ha in parte funzionato, perché comunque anche noi nel governo Renzi avevamo introdotto il reddito di inclusione. Occorreva inserire delle misure nella lotta contro la povertà, ci sono tante persone in difficoltà, quindi il reddito di cittadinanza in alcuni casi può aver ancora aiutato. Quindi noi dobbiamo separare i casi in cui ha aiutato, in cui è servito, a chi invece si è adagiato su una situazione che poi porta al non inserimento nel mondo del lavoro, a non incentivare appunto questo stimolo occupazionale, che penso che sia essenziale sia per chi cerca lavoro, per unire tra offerta e domanda e trovare la sintesi. Quindi ho fatto l'esempio di questo imprenditore perché segna il fallimento del reddito di cittadinanza. Quindi andiamo a vedere chi è veramente in difficoltà, aiutiamo le persone anche grazie ai servizi sociali, agli assistenti sociali, alla rete, e quindi cerchiamo di essere vicino a chi è in difficoltà con delle misure che siano serie. Pensiamo al tema degli alloggi, a un piano di edilizia popolare alla Fanfani, e che quindi garantisca il diritto dell'abitazione a tutti. Cerchiamo di più flessibilità nei cambi degli alloggi per chi è invalido invece a situazioni oggi di difficoltà, perché magari lo mettono al quarto piano senza ascensore. Quindi si può intervenire, si deve intervenire, soprattutto con delle politiche del lavoro che guardino ad assumere e non solo a misure assistenziali che poi non portano nella direzione giusta. Quindi io sono certamente per cambiare, perché così non può andare avanti, però non lasciando indietro nessuno. E quindi il cambiare e l'eliminare non vuol dire, e non deve voler dire però, non aiutare chi è in difficoltà. Cambiando invece totalmente argomento, quando lei ha risposto alla mia prima domanda ha abbracciato un po' varie problematiche che sono tutt'oggi presenti, ma che ad ogni modo riguardano quello che è giustamente il compito del politico e di chi è in politica. Oggi abbiamo il problema di energia e ambiente, di conseguenza vi chiedo, voi credete nelle energie rinnovabili e soprattutto, visto che siamo in Toscana, che cosa pensate della possibilità del rigassificatore di Piombino? Ma qui c'è bisogno di gas, l'inverno sarà durissimo, il tema della guerra e della Russia lo conosciamo tutti, l'Italia deve organizzarsi da sola, l'ha fatto il governo Draghi, io non so se non ci fosse stato Draghi in che situazione oggi saremmo. Draghi e Cingolani hanno girato il mondo, non solo l'Europa, per cercare di fare nuovi accordi. Stiamo rendendoci autonomi. Il rigassificatore a Ravenna e a Piombino è necessario se vogliamo avere il gas durante l'inverno, se vogliamo diminuire le bollette e cercare di organizzarci e fare una politica energetica autonoma senza dipendere dagli altri. Non ci sono altre soluzioni. Dobbiamo quindi poi un piano di energie rinnovabili, certamente investirci, ed è importante anche quello, però poi non possiamo dire alle persone mettete i pannelli solari se poi chiedi di metterli e la sovrintendenza non ti dà il parere. Ci sono dei regolamenti comunali e dei pareri vincolanti della sovrintendenza che vietano di mettere i pannelli solari. Allora non puoi parlare di politiche rinnovabili quando poi crei delle norme che limitino questa possibilità. Quindi meno burocrazia, più semplificazione, sia un piano energetico rinnovabile e quindi
che cambi un po' il passo. Nello stesso tempo noi dobbiamo cercare di smettere con la demagogia contro i rigassificatori e i termovalorizzatori. Oggi ci sono paesi in Europa che li hanno e non ci sono problemi dal punto di vista ambientale. C'è un tema serio dal punto di vista energetico e oggi lo vediamo col caro bollette, da chi ha un bar a chi ha un'attività a chi ha un frantoio, che chiaramente se aumentano i costi del frantoio aumenta poi anche l'olio quando lo vai a consumare o lo vai a comprare al supermercato, e quindi aumenta anche i costi dei prodotti. Quindi occorre davvero avere più forza a livello europeo, chiedere che l'Europa intervenga con un tetto fisso e che quindi, soprattutto, che dia delle misure alle famiglie e anche alle imprese ora per pagare queste bollette che arrivano, che sono triplicate. Ci vuole una politica credibile, seria e autorevole. Draghi in questo periodo l'ha offerta, l'ha data al Paese, in modo ingiustificato ci hanno portato a votare Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia, è stato un errore enorme per il Paese, l'hanno fatto soprattutto per degli interessi anche personali, penso che questo non sia giustificabile. Oggi andiamo a votare, noi come lista Calenda Renzi, come terzo polo, Italia sul serio, chiediamo, siamo l'unica novità politica in questa competizione, una novità e un'offerta nuova della politica del fare e del sì, non quella dei no di Fratoianni e Bonelli che vogliono bloccare tutti, poi voglio vedere come riscaldano e come mandano avanti le aziende d'estate. Da una parte c'è un po' di populismo, dall'altra c'è una politica che è piena di contraddizioni, mi dispiace dirlo, ma Letta le ha sbagliate tutte, dalla prima all'ultima, perché da una parte vuol fare il riformista, dall'altra si allea con chi ha votato 55 volte no contro il governo Draghi e non vuole le riforme, vuole un paese fermo. Mi dica come risolve poi il problema del gas quest'inverno. Allora bisogna cercare di essere credibili e di dare una linea. Noi come terzo polo, invito tutti a leggere il programma sul sito, proponiamo delle soluzioni concrete, alcune possono essere giuste, alcune criticabili, ma possono essere modificabili, però è l'unica offerta. Se il terzo polo riuscirà a diventare l'ago della bilancia e quindi ad avere una forza politica considerevole, potrà dettare la linea del prossimo governo e dare stabilità al Paese. Con il 50 parlamentari abbiamo fatto cadere il governo Conte 2 e abbiamo dato vita al governo Draghi, abbiamo dimostrato che anche con un forze parlamentari non di maggioranza, quando sei decisivo, se sai far politica, puoi portare risultati utili per il Paese. Questo è il nostro obiettivo, chiediamo quindi di dare forza alla lista Calenda-Renzi e anche nel maggioritario. Io sono candidato alla Camera dei Deputati nella scheda rosa, penso che sia importante votare chi è del territorio, chi può ascoltare e chi possa essere presente anche il giorno dopo le elezioni. Quindi basta passerelle, basta promesse, fatti, ascolto e soprattutto tanto lavoro, e non c'è tempo da perdere. E quindi continuiamo nel percorso che è stato preso. Uno sguardo invece all'ambito della giustizia, soprattutto poi tenendo conto di quella che è la sua profonda conoscenza della materia. Che cosa pensa della riforma, della giustizia e delle altre riforme proposte dal vostro programma? Ma io penso che sulla riforma noi si debba intervenire sui tempi del processo. La gente quando fa una causa è preoccupata sui tempi, perché avere ragione dopo 10 anni è come non averne. Io ho fatto il giudice tanti anni e la tempestività nelle decisioni è essenziale, perché se tu chiedi un diritto di passo, un usucapione, una servitù, se devi rimuovere un cancello, se devi sapere se la casa devi demolirla o no, e questo per quanto riguarda il civile, se devi avere un credito da riscuotere, lo riscuoti dopo 10 anni. È fallito il tuo debitore, ma sei fallito anche te come creditore. Quindi sui tempi noi dobbiamo incidere. Per incidere sui tempi abbiamo investito nel processo civile telematico, si può fare di più, può funzionare meglio, stiamo assumendo cancellieri e nuovo personale, ma manca ancora tanto personale, mancano i magistrati, anche nel tribunale qui di Massa e Carrara occorre rivedere la pianta organica. Il ministro Bonafede non ha voluto ampliare la pianta organica, gliel'abbiamo chiesto ripetutamente anche con interrogazioni.
Quindi devi avere più personale di magistratura, più personale amministrativo e garantire tempi certi. Poi puoi incidere anche sulle riforme processuali, ma il primo problema è organizzativo, è di personale e di investimenti. Altre soluzioni non ce ne sono, quindi deve esserci una riforma radicale. Col governo Renzi abbiamo iniziato un percorso, Bonafede l'ha interrotto, così come nel penale non è che la riforma vuol dire interrompere la prescrizione e abolire la prescrizione come ha fatto Bonafede, perché sono obbrobri giuridici, ci sono delle regole da rispettare. Allora abolire la prescrizione vuol dire un processo tenerlo aperto non 10 anni ma 40 anni e penso che un cittadino non abbia il diritto, perché c'è una presunzione anche di non colpevolezza e quindi a essere giudicato in tempi brevi, perché oggi se tu sei indagato, imputato e il processo ti dura 40 anni, comunque hai quel sospetto di chi ti guarda come dire ma è il procedimento penale, poi magari dopo 30 anni vieni assolto e intanto quei 30 anni non te li ridà nessuno. Quindi ci vuole anche sul penale tempi certi. Bonafede aveva preso la scorciatoia dicendo l'importante è che arrivi una sentenza anche dopo 20 anni, non è così che si dà, garantisce una risposta di giustizia, e quindi anche sul tavolo della riforma ci vuole coraggio, meno ipocrisia, meno ideologie e guardare ai risultati e alla risposta. Anche sulla strage di Viareggio, che è stato un episodio che ha toccato molto la nostra comunità, i nostri territori, e tante persone hanno perso la vita, e quindi la risposta, il vero problema è che non dovevi farli prescrivere i reati, ma per non farli prescrivere devi investire, devi garantire, devi aumentare le strutture. Ora per esempio sul crollo del Ponte Morandi in Liguria devi cercare di dare tutte le risorse perché ci sia il processo in tempi rapidi, nel rispetto delle garanzie, nel rispetto di tutti i diritti, persone offese e quelli degli imputati, però una corsia preferenziale con mezzi e risorse che la possa garantire. Non è che risolvi i problemi dicendo sospendiamo tutto e poi hai il tempo per farlo tranquillamente, perché comunque devi garantire questi tempi certi. Su questo c'è ancora tanto da lavorare e dal punto di vista organizzativo penso che si possa fare molto di più. Rimanendo in ambito riformistico, per quanto riguarda l'elezione diretta da parte dei cittadini del Presidente del Consiglio, che cosa ci sa dire? Ma noi siamo per l'elezione del sindaco a livello anche nazionale e quindi un sistema che possa consentire al cittadino di eleggere il Presidente del Consiglio, quindi direttamente, e non il Presidente della Repubblica. Quindi un sistema misto e quindi penso che sia efficace, perché anche oggi potresti dire vuoi Draghi, candidiamo Draghi a presidente, il cittadino può votare e scegliere tra Draghi, Letta, e Fratoianni, e Di Maio, e sceglie, che tra l'altro anche un'altra contraddizione della coalizione di Letta è quella di avere imbarcato non solo Fratoianni ma anche Di Maio. E poi sul 5 Stelle vorrei anche dire in questa zona che a proposito delle bonifiche ho visto fare tante passerelle, tante c'aveva la delega anche una sottosegretaria e poi non è stato fatto niente, quindi tante promesse e pochi fatti, e qui hanno governato al governo per diversi anni. Quindi oggi l'unico modo per avere una novità e garantire riforme penso che sia quello di votare il terzo polo. Per quanto riguarda le riforme costituzionali penso che consentire al cittadino di scegliere il Presidente del Consiglio sia importante, perché oggi eviteresti chiunque vinca non sai chi sarà il Presidente del Consiglio, perché se anche il centrodestra raggiunge una maggioranza importante e il terzo polo riuscirà ad essere l'ago della bilancia in sede di consultazioni, il terzo polo può chiedere al Presidente della Repubblica di indicare Premier Draghi, di indicare Premier una terza persona e di fare un governo che comunque consenta di portare avanti il PNRR e tutte le cose che ho cercato di dire. Quindi però è giusto anche che il cittadino lo scelga lui, senza aspettare poi la dialettica parlamentare, che scelgano i gruppi parlamentari anche se eletti in modo democratico. Quindi noi siamo per il semipresidenzialismo, cioè con l'elezione diretta del presidente del Consiglio, l'elezione diretta come del sindaco rapportata al Presidente del Consiglio. Queste sono novità
che è un punto di equilibrio e che può garantire al cittadino quella colleganza tra cittadino e chi ti governa, lasciando al Presidente della Repubblica quella garanzia costituzionale, essendo anche Presidente del CSM, del Consiglio Superiore della Difesa, e quindi ha delle garanzie super partes che così potrebbe mantenere senza entrare nell'agone politico. Penso che sia un sistema già sperimentato in altri paesi d'Europa e che possa funzionare. Quindi io davvero faccio un ultimo appello agli elettori: date forza al Terzo Polo, alla lista Calenda Renzi. Mi auguro che anche in questo collegio Massa Viareggio si possa guardare non solo al Terzo Polo, ma anche a valorizzare a chi ha lavorato sul territorio e guardare quindi anche alla persona, e che di dare forza in questo modo a un territorio che ha bisogno di rappresentanti, ha bisogno di risposte, ha bisogno di politici che sappiano stare in mezzo alla gente e che diano un contributo costruttivo. Onorevole, noi siamo in chiusura, però ci piacerebbe, così come abbiamo iniziato il nostro incontro chiedendole un suo parere sulla sua carriera politica, ci piacerebbe chiudere chiedendole sempre un aspetto personale, se può farle piacere. Ci piacerebbe chiudere questo incontro ricordando suo padre, Enrico Ferri, che è scomparso nel 2020, anche lui grande uomo politico, molto attento alle esigenze dei cittadini. Qual è il più grande insegnamento, quello che oggi lei ritiene la sua eredità umana, quelli che sono i passi che lei continua a percorrere grazie all'esperienza politica di suo padre? Ma io chiaramente, come tutti i figli, siamo legati ai genitori, e quindi per me mio padre è sempre stato un punto di riferimento. Ho cercato sempre di osservarlo, di ascoltarlo, e tanti sono chiaramente i ricordi, perché era un padre che girava molto ma che sapeva essere presente, quindi non mancava mai né a un compleanno né a una festa, nei momenti importanti della vita c'è sempre stato, e mi ha insegnato ad amare quello che si fa, a non aver paura, a essere sempre coraggiosi e a fare quello in cui si crede. Lui ha creduto nella magistratura, ha fatto il magistrato in modo autorevole, ma sempre umano, con tanta umanità, e ha scelto la strada politica e l'ha fatto con altrettanta umanità, stava in mezzo alla gente. Io sono caro molto a un suo slogan che ho utilizzato anche in una campagna amministrativa e anche alle scorse politiche: tra la gente, per la gente. Lui amava la gente, lui voleva stare in mezzo, voleva vivere il territorio, voleva vivere i problemi della gente, cercare di risolverli. Poi non tutte le cose riescono, però anche ora, girando sia in questo territorio Massa Viareggio ma anche in Liguria, trovo tante persone che lo ricordano con affetto, e quando sentono il nome Ferri ricordano con piacere la storia, l'impegno, il sorriso che ha saputo regalare a tante persone. Ci ha abituato a tenere la porta sempre aperta, sia in casa che negli uffici, a non chiuderla mai, ad accogliere sempre tutti, a non negare mai un sorriso a nessuno, ad ammettere anche gli errori, perché gli errori si fanno, e quindi io anch'io ne faccio tanti, e anche lui sicuramente ne ha fatti, a saper fare anche autocritica. Io ho cercato di seguirlo prima nel percorso da magistrato, poi in quello politico, cerco di far tesoro dei suoi insegnamenti, per me comunque è sempre un punto di riferimento presente. E tra l'altro, a proposito, visto che sono ospite di Antenna 3 e delle televisioni, anche nel mondo dei media ha sempre amato le piccole televisioni, ha sempre ritenuto importante la voce di chi trasmetteva, ha avuto anche lui un'esperienza con una piccola televisione, e anch'io, e penso che il dare voce al territorio, ai problemi della gente, anche attraverso il servizio pubblico locale, sia fondamentale. Quindi grazie per questa possibilità di ricordarlo, e mi auguro che dal cielo mi dia sempre la spinta a non sbagliare strada, e quando sbaglio a farmi tornare sulla strada giusta. Grazie a tutti voi, e grazie a chi ci ha ascoltato, e grazie a chi metterà una X sul simbolo lista Calenda Terzo Polo Italia sul serio.
Grazie a lei per aver risposto a tutte le nostre domande, soprattutto a quest'ultima molto intima sicuramente. Grazie a voi. Grazie dunque all'onorevole Cosimo Maria Ferri per essere stato con noi e noi ci vediamo al prossimo appuntamento del nostro speciale sulle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Arrivederci.